l'abbiamo realizzato con un progetto pilota su Procida con un obiettivo particolare: educare i ragazzi in età scolare soprattutto ai valori, al messaggio dell'opera cinematografica. Il nostro interesse non era quello di farli diventare dei registi o degli operatori, ma quello di cogliere i valori che determinate opere cinematografiche trasmettono, quindi rivolgendoci soprattutto a un pubblico giovanile, a un pubblico più sensibile. Nonostante le difficoltà della pandemia, presso l'Istituto Comprensivo Antonio Capraro di Procida, diretto dalla professoressa Rossella Salzano, nell'ambito di un bando per l'alfabetizzazione alla cinematografia si è sviluppato e concluso con successo il progetto Rewind. Riscrivi tu il finale, sostenuto dalla Regione Campania, è stato ideato da Cristiano Esposito e Francesco Bellofatto con il supporto di Nuvola TV. L'immaginazione degli studenti, accompagnati in questo percorso dalle professoresse Loredana Scotto, Rosa Esposizione e Marisa Scotto di Vettimo, ha sciolto le briglie per immaginare sviluppi e finali alternative per tre capolavori, quali L'Isola di Arturo, Il Postino e La vita è bella. Il risultato? Decine di proposte, ricche di sfumature e di interpretazioni di cui è stato trovato il denominatore comune, chiave per arrivare alla scrittura di una sceneggiatura girata e montata dagli alunni. Come hanno risposto gli alunni di Procida a questo progetto di avvicinamento e di conoscenza del cinema? Ma devo dire con grande entusiasmo, ma soprattutto con grande serietà. Legame con le radici è molto forte perché dei tre film, due, L'Isola di Arturo e Il Postino, sono intimamente legati alla storia di Procida. Il terzo, La vita è bella, di Benigni, ha un valore, se vogliamo, universale. Cosa hanno fatto? Sono riusciti, grazie anche al tutor, regista bravo come Cristiano Esposito, da un lato a cogliere, grazie a delle lezioni che ho fatto a loro, spiegando quali sono i valori, stimolandoli ecco, a incuriosirsi verso queste tre opere, dall'altro lato con diciamo, il tutoraggio tecnico di Esposito che li ha indirizzati a utilizzare gli strumenti che oggi i ragazzi hanno a disposizione, gli smartphone, a fare delle inquadrature belle, a utilizzare bene la luce o comunque a lavorare con l'audio, con il montaggio. Loro hanno saputo cogliere in queste tre opere, riscrivendo il finale secondo la loro immaginazione, la loro cultura, i momenti diversi che rappresentano altrettanti valori, l'amicizia per quanto riguarda il postino, in grado di superare anche delle barriere, la forza e le radici, Arturo parte, si allontana da Procida, ritornerà e anche qui un percorso di iniziazione molto importante e poi il valore universale, ma anche quello dell'affetto tra padre e figlio nella favola drammatica della vita è bella, dove Benigni ecco, crea una fiaba, crea un gioco, un racconto per nascondere o mitigare agli occhi del figlio quelle che sono le tragedie di un campo di concentramento.